Sono le 21:05 e io non spendo altre parole per presentarti perché non ne hai bisogno e ti lascio direttamente il microfono. Allora, la prima precisazione io stasera parlo come Giorgio Sant'Ambrogio, perché come ho anche detto oggi, racconto magari qualche aneddoto, qualche gossip, quindi lo faccio come Giorgio Sant'Ambrogio, quindi non lo faccio come presidente di ADM, piuttosto che vicepresidente del Retail Institute, come amministratore delegato del gruppo Vegessi, perché comunque è grazie al gruppo Vegè che io posso condividere con voi un po' di argomenti. Allora, in primis, come doveroso, ma ci impiego veramente poco, ma lo ritengo veramente importante, ho dei ringraziamenti da fare perché oggi vedremo un po' di materiale che l'ho preso in maniera molto interessante, devo dire, che ho preso da altre fonti. Quindi ringrazio AISM e Massimo in prima battuta per avermi ospitato questa sera per questa chiacchierata con voi tutti e il Retail Institute che appunto è collegato con AISM. Poi volevo ringraziare gli amici della Nielsen per molti dati che andremo a vedere, alcuni veramente attuali ricevuti alle 8:30, i signori di RAI, gli amici dei RAI col quale ho colloquiato questa mattina per avere ulteriori dati. E poi Trade Lab, una ricerca uscita proprio oggi, una ricerca di Trade Lab che riguarda le Away From Home, quindi anche qui sono dati veramente nuovissimi. Volevo ringraziare per una persona, un amico, che è Gian Maria Gentile, l'ingegnere Gian Maria Gentile, per alcune informazioni preziosissime sull'e-commerce e quindi collegato anche a SCS Consulting. Chiaramente avrò dimenticato qualcuno dei ringraziamenti, però dopo, magari, quando staccherò alcune slide con voi, potrò anche dire dove l'ho presa e il perché l'ho considerata importante. Allora, se ti indico la luna e non guardare il dito, è un consiglio che do a me stesso. Cioè, a volte siamo così presi dall'operatività, soprattutto in questo periodo in cui veramente si sta lavorando tanto, che ci manca di avere quella che è la visione, di guardare in fondo la luna. Quindi un po' un consiglio che do a me stesso, ma che desidero anche dare a noi tutti in maniera molto tranquilla, ci mancherebbe altro. Allora, io investo due slide, soltanto due slide, per dire chi è Vegè, perché vedete in basso che c'è scritto Gruppo Vegè, uno magari potrebbe dire, ok, ma chi è Gruppo Vegè? Allora, vedete se riesco a partire. Ok, allora, Gruppo Vegè non è altro che il primo gruppo della distribuzione che è nato in Italia, è nato nel 1959, quindi il primo gruppo veramente nato in Italia e come vedete adesso ha diverse insegne, alcune sono mandanti tipo Metro, alcuni sono tutti soci come tutte le altre. È un gruppo fatto da 32 imprenditori che ogni mattina, come si dice a Milano, tirano sulla cler e cercano di soddisfare i clienti in ogni territorio. Il loro approccio è un approccio molto, come dire, orientato al singolo territorio. Questo significa che probabilmente nel futuro potremmo avere delle velleità di asciugare il parco insegna al fine di avere una maggior consapevolezza di fare delle comunicazioni maggiormente nazionali, perché con le 28 insegne che abbiamo c'è complesso, però per loro è molto importante avere un equity sul territorio, per cui ciò che fa Tosano nel Veneto è molto importante per i clienti di Tosano e nel contempo ciò che fa Deco in Sicilia altrettanto, Isa in Sardegna e quant'altro. Vegè è un gruppo, come vedete, multicanale, con le ultime ingressi degli amici di Bennet che sono entrati quest'anno, hanno allargato un po' la pletora dei signori quali fanno i termercati, però rimaniamo comunque un gruppo che ha nella capacità degli imprenditori di saper gestire le medie e piccole superfici. E la mia sensazione è che in futuro sarà probabilmente la scelta corretta. Chiudo con la slide, l'ultima slide che afferisce a Vegè. Vegè ha fatto una lunga scalata in questo periodo ed è arrivato al quarto posto. Non è così importante avere questo leadership, essere primo, secondo, terzo, quarto. Quello che è importante è che la quota che voi vedete, che è una quota che integra sia i dati della GNLC con i dati della GNCC, quindi con i cash and carry, fa sì che noi si possa avere una capacità di acquisto allargatissima per poter avere la possibilità a funnel di andare a servire il singolo cliente
fino al singolo punto di vendita. Quindi non c'è alcuna ambizione di chissà che quote vogliamo avere, però più siamo grandi, più riusciamo a competere in un mondo in cui l'assioma piccolo e bello probabilmente è da dimenticare perché era di qualche decennio fa. Per cui se non si è grandi, probabilmente non si riesce a essere performanti in futuro. Questo porterà a alcune considerazioni e quindi io qui già butto delle idee per quanto riguarda il futuro, che nei prossimi mesi e nei prossimi anni la numerica di quello che voi vedete e i nomi di quelli che voi vedrete in questa slide ce ne saranno alcuni di meno. Perché? Perché alcuni verranno inglobati nei gruppi più importanti e quindi avremo, come in altre realtà europee e internazionali, avremo delle insegne ben più grandi, certamente ottemperando a quella che, le, quelle che sono le logiche dell'antitrust, e probabilmente alcuni di questi gruppi andranno a sparire. Basta, non parlo più di DeGe. Ho preparato oggi una chiacchierata con voi in ordine, come dire, giocando sull'alfabeto. Quindi voi vedrete che tutta la nostra chiacchierata, in alcune lettere ho una slide, in alcune mi piace condividere maggiormente con voi più slide, però voi vedrete da A alla Z. Quindi io vedrò anche il contatore, chi si annoia dopo la M e la N, vedremo di accelerare per dare maggiormente spazio a voi di poter contribuire. Allora, partiamo con la ricerca di Trade Lab. A come away from home. Signori, quello che, torto collo, stiamo bloccando a causa dell'emergenza Covid-19 è un comparto di 85 miliardi di euro, con oltre 40 milioni di italiani che giornalmente frequentano il fuori casa. Voi vedete le occasioni, ogni mese abbiamo 1 miliardo di occasioni per colazione, pause, pranzo, aperitivi, cene dopo cena. E voi guardate anche quanti sono i punti di consumo, quante insegne abbiamo. Quindi, come questa emergenza e il fatto che adesso il nostro Presidente del Consiglio l'abbia spostato in avanti fino al fine di maggio sta bloccando un numero decisamente incredibile. Allora, poi alla fine si uscirà, l'1 giugno, 2 giugno, 3 giugno, 4 giugno, quel che accadrà, si ritornerà. In questa ricerca, ripeto, che è stata fatta, è stata consegnata oggi, vediamo che non c'è questa grandissima volontà da parte degli italiani di uscire, ma come vedete l'82% dice sì, io uscirò sicuramente quando sarò in sicurezza. E voi vedete come si sta sostanzialmente variegando questa volontà di uscire in base ai cluster che in questa ricerca hanno identificato, che sia la generazione Z, gli young millennials, i last millennials, la generazione X o i baby boomers. E anche come si sta differenziando tra due città che hanno preso a riferimento, che sono Milano e Roma. C'è più volontà, diciamo, da parte degli abitanti di Roma con un 31% rispetto agli abitanti di Milano che sono fermi ancora a un 18%. Beh, una cosa molto intrigante che possiamo vedere, e per chi fa cash and carry, chi da voi è collegato che è cash and carry, poi dopo parleremo ovviamente quando parleremo della H di Horeca dei cash and carry, coloro i quali gestiscono discoteche, locali serali e pub, ma probabilmente era immaginabile, avranno più complessità nell'avere ancora una capacità di essere captive verso i clienti. C'è molta più paura rispetto agli hotel, ai parchi di divertimento, ai take-away, come potete vedere, o anche ai ristoranti. Questa è una buona notizia per gli hotel, perché voi vedete che voi sapete anche come quanto sia la crisi anche degli hotel. E i bar sono un po' alti, per cui vedete è il pallino rosso, per cui bisogna capire come è l'approccio che avremo dei nostri cari clienti nel appunto andare a prendere il caffè piuttosto che andare a fare la colazione a mezzogiorno. Cosa vogliono fare gli italiani? Beh, lo potete vedere, vogliono uscire per mangiare la pizza, vogliono uscire per prendere il caffè, per l'aperitivo con gli amici, piuttosto che la cena col ristorante, fino via dicendo andare ad arrivare fino ad andare a ballare, come si diceva, che è in ultima posizione. Chiaramente voi potete vedere che se dovessimo distinguere tra in questa matrice i cluster delle generazioni dai sotto i 25 anni e i baby boomers, cosa vorrebbero fare quando una volta che si esce, beh, il prodotto per antonomasia che è la pizza è veramente 100, per cui soltanto sotto i 25 anni hanno gli aperitivi con gli amici in cui hanno
il top, ma tra Young Millennials, Last Millennials, Generazione X e Baby Boomers è tutto in prima posizione. Poi c'è il caffè, il cappuccio al bar, che è tipico di noi italiani. La è terminata, ragazzi, quindi già andiamo sulla B. B di brand. Allora, qui ci si può anche prendere in giro. Nell'ultima riunione che abbiamo fatto tra noi retailers abbiamo detto: chissà come mai in questo periodo di emergenza sta schizzando verso l'alto il top 20 della marca industriale. La battuta che girava è che le nostre signore, le nostre fidanzate, le nostre mamme dicono: sei a casa anche tu, vai a fare la spesa al supermercato, arriva l'uomo che non sa cosa fare davanti allo scaffale, si ricorda la marca importante e prende quella. Non è vero, chiaramente è una battuta, ci mancherebbe altro. Cosa dice questa slide? La slide della B dice che vincono i brand forti. Il cliente, soprattutto in questo periodo, ha bisogno di rassicurazione e l'assicurazione si è polarizzata tra le marche industriali più importanti, appunto le top 20, noi pensiamo in ogni categoria quale che potrebbero essere le marche industriali più importanti che di solito noi compriamo e abbiamo uso di comprare da anni, e un'altra importante evidenza che stanno spingendo ancora di più verso l'alto le vendite della marca del distributore. Quindi, che cosa accade? Accade che il cliente rifugge in questo periodo tutto ciò che è follower, co-leader, che non ha una forte equity, non ha un posizionamento precipuo tale per cui dà garanzia di sicurezza al cliente, e il cliente in questo periodo dice: ok, mi baso sulla marca del distributore, c'è una forte store loyalty, quindi la store loyalty diventa equity di marca sulla marca del distributore, sostanzialmente marca insegna, oppure va a prendere il prodotto nei top 20. Questo da tenere in considerazione anche per chi, coloro collegati o coloro che non è collegato adesso, ma è titolare di un'azienda di co-leader o follower, perché questa tendenza, e qui sono delle considerazioni che io farò su ogni slide, sono mie considerazioni, ripeto, poi vedremo se si realizzeranno in futuro, ma la mia sensazione è che questa polarizzazione tra l'industria di marca, che sono brave l'industria di marca, e noi, retailer, con la nostra marca distributore, sarà anche post-emergenza. Passiamo alla C, il carrello. Come è cambiato il carrello? Giuro, non voglio investire più di un minuto nelle cose che avrete letto su tutti i giornali, che tutti si sono messi perché avevano tempo, hanno comprato i prodotti basici al fine di fare i prodotti per la casa, dalla torta alla farinata, alla pizza, alla focaccia. Beh, sì, però già vedete che nell'ultima settimana, questi dati sono dati appena arrivati dalla Nielsen, l'ultima settimana dal 13-19, il concetto di cuochi in casa, quindi farine, formaggi, burro, uova di gallina, sta incominciando a scendere, così che come stanno incominciando a scendere alcune specialità tipo Rittico e i primi piatti pronti. Quindi l'idea è quella che c'è stato chiaramente un boom di accaparramento di prodotti al di là della quantità, ma nella qualità del carrello, va bene, prendiamo alcuni prodotti basici. Ragazzi, nella settimana di Pasqua, per la prima volta nella storia, si sono state vendute più uova di gallina che non uova di cioccolato. Quindi le aziende che fanno ricorrenza è stato un po' stridore di denti. Quindi, come è cambiato il carrello? La C di carrello è cambiata in questo modo, ma noi vedremo che, e state già vedendo dalle barre come stanno variando, dopo la grande abbuffata dei prodotti basici di 2 mesi, già nell'ultima settimana, e la tendenza è già per questa settimana, sta incominciando a variare. La D, dinamica dei canali. Qui veramente, ma guardate, potremmo parlare veramente per 2 giorni soltanto su questa dinamica dei canali. Allora, questa dinamica di canali è figlia dell'ordinanza della circolare del Ministero degli Interni, del Ministro Lamorgese, che ha chiuso i confini comunali. Basta. Poi certo si può incominciare a dire: Giorgio, no, guarda che gli iper erano già in crisi, che gli ipermercati, il non food degli ipermercati è in crisi. Beh, signori, è vero, ma avere un periodo Covid, meno 11%, meno 12% dei grandi ipermercati, meno 5% dei superstore,
non è figlio di una tendenza, ma è un booster di accelerazione legato ad aver claustrofobizzato i singoli comuni. Il cliente, io sono andato più volte nei vari telegiornali, chi l'ha visto su Sky, su TG5, su Classi NBC, a dire: noi desideriamo ovviamente che ci sia prioritaria la salute dei nostri clienti, consumatori, cittadini, ma nel contempo dovremmo avere delle norme maggiormente chiare al fine che il cliente non prenda le multe davanti al punto di vendita. Io sto raccogliendo una serie di aneddotica, come la vecchina che è stata avvicinata dai carabinieri, gli sono detto che non poteva fare la spesa perché era in un altro comune. Dopo 10 minuti la vecchina si è inalberata, ha detto: ehi giovanotto, se lei non la smette io chiamo i carabinieri e la faccio arrestare. E tutti hanno fatto il tifo per questa vecchina. Perché? Perché abitava a 500 metri ed era il suo luogo di elezione. Allora, ripeto, è un aneddoto sciocchino, ma ce ne sono veramente tanti, come quelli, lo andiamo a vedere tangente anche quando parliamo dell'e-commerce, del click and collect. Che cosa accade? Accade che in questo periodo, essendoci una distonia interpretativa fra il decreto del Presidente del Consiglio, i vari decreti dei governatori delle diverse regioni, l'interpretazione dei prefetti e l'implementazione delle autorità locali, accadeva che alcune autorità locali, marginali, adesso direi che erano carabinieri, piuttosto che vigili o polizia, bravissimi, però fermavano anche i clienti che dovevano andare a ritirare il prodotto click and collect che avevano prenotato, ma dovevano attraversare il comune per andare nel superstore, ipermercato e ritirarlo, e venivano multati. Quindi, signori, la claustrofobizzazione dei comuni ha portato a far sì che il plus che ha un ipermercato, che è il prezzo e che è l'attrazione, venisse meno. E le produzioni, lo vediamo fra un attimo, venissero meno. Tant'è vero che è diminuito l'impatto delle promozioni, tant'è vero che la variabile prezzo non è stato così importante, tant'è vero che non poteva più avere questa variabile attrattiva perché il cliente, anche volendo, non poteva andare. Quindi, che cosa accade? Accade che in questo periodo chi è andato male sono stati gli ipermercati in generale, dai 2005 in su. Sono andati bene, meglio sicuramente i supermercati, molto bene sono andati i liberi servizi. E questa è una slide che afferisce alla moderna distribuzione, quando in realtà, parlando anche con Coscommercio, abbiamo visto che molti piccoli punti di vendita stanno andando bene e sono andati bene perché hanno dato un servizio, dal macellaio al fruttivendolo, al panificio e quant'altro, un servizio oltre ad essere sotto casa. Ma i discount, parliamone subito dei discount. I discount non sono andati così bene in questo periodo, ma ahimè, con la recessione che abbiamo, la grandissima recessione che abbiamo e che la stiamo già valutando adesso con una diminuzione degli scontrini, coloro i quali guadagneranno quota di mercato. Se la moderna distribuzione con i formati che ha non riesce a intercettare questa drammatica esigenza di un prezzo basso, i discount nelle prossime settimane, nei prossimi mesi saranno quelli che performeranno di più. Specialisti Drug non è figlio del formato in realtà, è del fatto che, come avete saputo nei primi momenti della nostra emergenza, hanno dovuto chiudere diversi giorni, anche loro hanno una possibile capacità di attrazione. E dovendo chiudere il cliente poi non sapeva più se poteva andare a prendere questi prodotti nel drug o a questo punto andava nei liberi servizi e nei supermercati. Qual è la mia idea? Sarà così nel prossimo futuro? No, assolutamente no. Cioè, allorquando si dovesse ripartire, non ho più neanche certezze perché non è ancora arrivato nessuna, al momento, 23 minuti fa non era ancora arrivata nessuna circolare nuova del Ministero degli Interni, ma non sappiamo se il 4 si potrà, pur intra-regione, travalicare il confine comunale per andare a fare la spesa. Se non si dovesse ancora fare, la situazione potrebbe rimanere simile a questa. Se si aprisse il comune e quindi il cliente è libero di andare dovunque a fare la spesa nella regione, ragazzi, si libera il mercato. Si rilibera il mercato e succedono tante cose che andiamo a analizzare nelle slide dopo perché hanno diversi iniziali rispetto ai canali. E-commerce. Ma Covid cosa vuol dire? Io pensavo fosse SIF, Official Vice Italian Device. Purtroppo sto scherzando su questo. In realtà, cosa ha portato a questo booster nell'e-commerce? È stato il Covid-19. Non è stato alcun amministratore delegato illuminato
che nelle ultime 2 settimane abbia detto no, io devo fare gli ultimi 2 mesi, scusate. No, il booster è stato chiaramente dall'e-commerce. Quando? Già il 23 e il 24 di febbraio. Quando si incominciò a vedere che nel Piacentino, a Codogno, il Piacentino si stava allargando, si incominciò sia nel nord, il 23, che era sabato e il 24, ma anche il 24 e il 25 al sud, incominciarono a quello che è stata definita una spesa emotiva, cioè ammassarsi nei punti vendita perché chissà che cosa stava succedendo. Allora, subito quel giorno, signori, sono andati in crisi tutti. Anche il sommo Amazon Prime da quel giorno è andato in crisi. E sì, perché è andato in crisi? Non sta a me chiaramente fare dei giudizi se è corretto o non è corretto, è stato in crisi e perché è andato in crisi. Io analizzo questi dati. Di fronte a queste evidenze per cui abbiamo più di 3 volte quello che è successo con un 217,3 e qui abbiamo anche il commerce comprensivo del click and collect, signori, nessuno, anche i più grandi, non sono riusciti. Tant'è vero che lo stesso Amazon Prime e Amazon.it ha detto anch'io non posso, mi devo rinforzare. Non solo, ma per la prima volta nella storia c'è stato, leggevo, spero che la fonte sia verosimile, un demarketing, perché hanno tolto una funzionalità ai signori di Amazon Prime al fine quella del vuoi prendere i prodotti che hai già comprato, al fine di rendere, passatemi il termine, un filo più complesso quello che è la spesa su Prime. E hanno, e la vediamo nella slide successiva, penso, no, lo vediamo qui, ma poi lo riprendono, le riprendono le 2 slide, scusate, cosa hanno fatto? Tutti i signori che fanno e-commerce hanno decrementato la numerica dei prodotti all'interno dei loro assortimenti, cioè hanno preferito fare volume su una pletora inferiore di prodotti all'interno dei loro assortimenti che non approfondire. È una scelta chiaramente giusta, una scelta saggia. Ed è una scelta anche come dire, prodromica a chi deve sviluppare l'e-commerce e di andare a partire step by step, andando su un piece assortimento senza andare tanto sulla profondità. Quindi quasi tutti quelli che io ho monitorato delle e-commerce companies hanno diminuito la numerica delle referenze a disposizione. Beh, qui c'è questa slide che l'hanno già fatta vedere in altri ambiti, molti sono anche bloccati, no? E attenzione, qui abbiamo sia dei siti molto importanti che subito si sono attivati al fine di lavorare maggiormente sia sulla logistica che sulla customer care e anche delle piattaforme tipo Supermercato 24 o dopo vediamo anche il food delivery. Beh, c'è anche in rete una slide che fa vedere benissimo com'è distonico l'andamento tra l'home delivery, il click and collect e il fisico. Cosa accadrà? Signori, l'home delivery, no, però il click and collect e l'e-commerce puro avranno un'accelerazione incredibile. Però stiamo parlando di qualche punto percentuale. Se noi facciamo calcolo che la GNLC, cioè l'indicatore della Nielsen, che indica quant'è le vendite fra iper, più super, più superiore, più discount, ed è 101 miliardi, 6, può aver anche guadagnato 1 miliardo e 5, 1 miliardo e 8, ed è tantissimo l'e-commerce in questo periodo, però abbiamo anche la possibilità di saper gestire bene il supermercato fisico. Cosa vuol dire? Vuol dire che Giorgio è a favore del fisico rispetto all'e-commerce? Assolutamente no. Chi mi conosce sa che sono molto technology addicted, però sto dicendo che innanzitutto stiamo vedendo in tutta la business community del retail, tutti stanno velocizzando, c'è cioè, un speed up nella creazione dei processi dell'e-commerce e non è facilissimo. Certamente se noi riuscissimo a ricreare il piacere di fare la spesa in un punto vendita fisico, la mia idea, molti di voi potrebbero non essere d'accordo, però vediamo cosa succederà nel prossimo futuro. La mia idea è che se in questo periodo molti clienti hanno detto no, io vado nel macellaio sotto casa, nel panettiere sotto casa, anche un po' per fuggire, no? Dalla claustrofobia domestica, o nella superette sotto casa, nel superettore sotto casa, e altri invece dicono no, io voglio andare e comprare solo esclusivamente tutto digitale, quello che accadrà nel futuro è
una nuova normalità che è una ripolarizzazione di quello che già accadeva prima. Ossia, la mia sensazione, chissà che sensazione, Giorgio, lo sanno tutti, però io la esprimo a voi, è che sempre di più nel futuro noi avremo lo stesso cliente che dice, ah, che figata, non è così difficile andare tramite mobile sull'app piuttosto che da computer fisso e fare la spesa in e-commerce, ma per taluni prodotti sul quale non c'è da avere questo grandissimo commitment, questo trust commitment, pensiamo ai prodotti grosseri, pensiamo ai commodity, pensiamo al tissue, pensiamo al drag, il cliente continuerà e inizierà a comprare notevolmente cercando il prezzo più basso sulle piattaforme digitali. Mentre, ribadisco, ed è anche l'auspicio, quando il cliente vuole comprare dei prodotti sul quale vuole avere un trust col medesimo prodotto e magari anche in punto vendita, chiedendo alla nuova figura che sarà il consulente di punto vendita che gli potrà raccontare qual è l'origine, qual è la filiera, le differenze tra l'uva Italia e un'altra uva, verificare il cliente nel punto di vendita il latte che c'è in fianco alla burrata, piuttosto che il sangue che c'è in fianco al filetto. Cioè, se noi riusciamo a trasformare i nostri punti di vendita, e molti che mi ascoltano so che sono stati precursori anni fa nel punto vendita esperienziale, e io lo dico anche educativo, il punto di vendita può diventare un point of education. Io nel punto di vendita mi informo di ciò che sono le caratteristiche di prodotto. Quindi, signori, sto dicendo una cosa ACP che mi tireranno le orecchie. Non c'è più un'ottica customer centric, ma un'ottica product centric. Anatema. Perché dico questa? Perché ovviamente do per scontato che se non siamo capaci di gestire il cliente, sempre più un cliente che ha altre mire, vedi il digital nei nostri punti di vendita, lo perdiamo. Ma se io so gestire il cliente bene nel punto di vendita, e ci sarà secondo me, scusate, e raccontavo a un'intervista al telegiornale, raccontavo, ci sarà una sorta anche di riconoscenza alle cassiere, al personale del punto vendita che in defesso 12 ore al giorno, più ore al giorno è stato a contatto con tantissimi potenziali contaminati o comunque tantissime persone che arrivavano alla cassa. Nei primi giorni non c'era neanche il plexiglass, nei primi giorni non c'erano le mascherine, non c'erano i guanti. Poi, per fortuna, subito i primi giorni siamo arrivati a fare questo, ci sarà una sorta di riconoscenza. Ma se io riesco a coniugare in maniera mirabile l'orientamento al cliente che devo avere, condito sine qua non, con una nuova cultura di prodotto in cui io spiego il prodotto, in cui io spiego quello che potrebbe essere il 70% delle vendite di prodotto fresco, di prodotto freschissimo, di ortofrutta, di macelleria, di ittico, del takeaway. Ma che bello, riuscire a riscoprire il piacere di fare la spesa fisico per queste categorie di prodotto in cui io mi riacquisto il cliente nel punto vendita fisico, sapendo che per altri punti, per altre categorie di prodotto il cliente comprerà online. E allora smettiamola di infarcire le nostre superette, i nostri supermercati, i nostri ipermercati di centinaia di metri lineari di pasta, semola secca o di ecodosi delle nostre più grandi marche. Non è necessario. Diamogli più scelte di Roquefort, diamogli più scelte di gastronomia, diamogli più scelte di formaggi. Facciamo sì che queste categorie, come ci insegnavano all'università, diventino realmente delle categorie di destinazione per attrarre il cliente sul fresco e freschissimo, per spiegare ai clienti questi prodotti. E poi che il caffè tostato, la pasta semola secca, il Draghi, i detersivi, io li posso comprare anche online. Ci deve essere una nuova capacità di creare il punto vendita, ma anche una super rete di attrazione. Ma non perché dobbiamo sanificarli, non perché dobbiamo cambiare il layout per allargare il posto per i clienti quando una volta che riapriamo, come dire, i confini del comune, perché dal punto di vista sanitario dobbiamo farlo, ma dobbiamo ricreare una nuova superette, un nuovo supermercato perché cambia tutto. E lo vediamo anche questo fra un attimo. La E di e-commerce. Signori, food delivery. Il futuro, ma non lo dico io, lo vediamo a Milano soprattutto, però, Guardate che ne parlavo con molti colleghi anche in altre realtà italiane, non è il sud o il nord, ma in altre realtà italiane meno, come dire,
metropolitane, meno di Roma, meno di Napoli, meno di Milano, meno di Torino, meno di Verona, non vanno in giro come quelli che mia figlia chiama gli omini cubo. Queste bravissime persone che in questo periodo stanno veramente girando per Milano per consegnarci i prodotti. E voi vedete che il mercato del food delivery prima non era così tanto usato, il 65% no mai. Non mai l'80% in questo periodo perché ha paura probabilmente del fatto della paura del contagio, no? Però voi guardate la percentuale della generazione Z o degli young millennials. Signori, il food delivery prima non era così utilizzato, ma quello che accadrà d'ora in poi non è più solo un food delivery per il ristorante, per il poké che fa tanto figo, adesso mangiare il poké, piuttosto che per il sushi, piuttosto che per la pizza, perché dopo dovrei aver messo una slide per dire qual è il prodotto maggiormente acquistato, che è la pizza. Ma da ora in poi e da un po' di settimane sta iniziando il food delivery anche nelle app di Glovo, di Just Eat, di Uber Eats, piuttosto che di delivery, di avere anche i supermercati, cioè l'utilizzo dei supermercati. Certamente le referenze saranno decisamente minori. Quando io in un e-commerce posso avere qualche centinaia di referenze, se io devo fare una scelta di acquistare, passatemi il termine, con un food delivery tramite i riders, dobbiamo essere consci che loro hanno un 30 per 30 per 40, massimo 9 kg di peso. Questo permette di fare la spesa. Certo che se io volessi fare lo sborone, comprare molti prodotti tramite il food delivery, quindi tramite i riders, potrebbero essere che due riders vengano presso la nostra abitazione, ciascuno con un 30, 30, 40 e 9 kg. Però food delivery, signori, ricordiamoci della food delivery perché nel prossimo futuro con uno spread out in tutta Italia, arriveranno in tutte le regioni d'Italia che io la sera non ci voglio far da mangiare, metto l'app, metto ciò che desidero e o me lo faccio consegnare o mi faccio consegnare le materie prime. Ma adesso io tramite l'app dei food delivery posso avere prodotti dei fiori, posso avere i prodotti farmaceutici. Veramente l'assortimento si sta ampliando sempre di più. E cavolo, c'è un altro concorrente nella moderna distribuzione che sono appunto le società di food delivery. Ecco qui facciamo vedere, mi ricordavo, ragazzi, i young millennials e la generazione Z hanno l'81 e il 91% prendono la pizza. Abbiamo hamburger, cibo cinese, giapponese, torte, gelato e bevande alcoliche. Qui non c'è al momento in questa classifica ciò che acquistano nei punti di vendita della distribuzione moderna. Salirà, sì, salirà. Dopo l'emergenza salirà coloro i quali. Perché? Perché nel primo periodo i clienti potrebbero avere timore di comprare, di andare a fare la spesa, potrebbe avere timori, lo metto in una slide dopo, di fare ancora le ore di spesa, di aspettare, di avere le code. Perché? Perché quando si apriranno i comuni, ma anche quando si arriverà, come è auspicabile, è già partito ieri, tanti, tanti lavori, coloro i quali che adesso erano a casa dovranno lavorare, tornando dal proprio ufficio, dalla fabbrica o quant'altro alle 7 o 8 di sera, sanno che comunque i supermercati devono tenere determinato accesso, c'è il contapersone. A proposito, pare che stia passando che nella moderna distribuzione possono esserci una persona ogni 10,5 metri quadri. Che cosa significa? Significa che una superetta di 200 metri quadri, potrebbe ce n'è per vendita, attenzione che dalla superficie lorda devono togliere anche le attrezzature, tutto quanto è che ci permette di arrivare al netto, ci potranno stare 20 persone. Stava a San Diri, in un 5.000 metri quadri, 500 persone. Quindi questo probabilmente timore che potrebbe avere la gente, questa non volontà di fare la coda, questa possibilità di potersela consegnare a casa, farà sì che, ovviamente l'abbiamo detto prima, l'e-commerce, ma anche il food delivery, aumenti anche, ovviamente, post-emergenza. G di Green. Uno dice, ma tutti hanno preso i prodotti del lievito, le uova, la farina e l'acqua, il latte. Beh, se voi vedete quanto sta salendo il prodotto green, soprattutto nel cura casa, signori, il green nel cura casa, quindi lo pensate anche
tutti i disinfettanti, tutta la cura della casa, come la mamma, probabilmente che è anche attenta con la casa e i bimbi, ha usato tutti questi prodotti da 0,8 ragazzi a 22,9. E organic è il modo per dire bio. Quindi 1,5, 13 e 7. Degea è associata a Assobio, ne parlavo col presidente, sta assistendo anche le vendite dei prodotti bio. Veg, anche Veg, da 3,4 al 17,1. In generale, appunto, cura casa green dal 16 al 36. Allora, l'unica nota che io ho visto che non è cresciuta tantissimo sono i famosi prodotti Ricin e Free From. Ossia, non che uno quando è a casa si accorgi di non essere celiaco, però io, abbiamo fatto una ricerca come ADM, abbiamo verificato che la quantità di prodotti vendita a valore, comunque magari il volume dei prodotti che venivano venduti di gluten free era indicativamente quasi 10 volte il potenziale consumo che avevano i celiaci critici. Quindi non dico che era un po' una moda, non mi permetterei mai di dire che è una moda un acquisto di prodotto per intolleranti, però c'è molto da fare in termini di educazione alimentare e noi come retailers abbiamo il dovere di farlo insieme agli amici partner della filiera per fare educazione alimentare. Cito più volte, in molti convegni ho già detto, quindi mi scuso se alcuni di voi l'hanno già sentito dalla mia bocca, ma anche qui l'ultima indagine, no, non l'ultima, l'indagine che avevo 2 anni fa come ADM, abbiamo scoperto che i millennials non sanno la differenza tra un DOP, un DOC, un DOCG, un IGT, un IGP, quindi non c'è tantissima cultura. Questo porta a dire che va bene se anche si è fermato il free from o il ricin, se era in debito come acquisto. Quello che voglio condividere con voi è questo green che ha continuato anche il periodo di Covid. Signori, Oreca, è drammatico. Questi sono tutti i cash and carry sostanzialmente che hanno Oreca. Quindi non ci sono i cash and carry, o meglio, hanno chiaramente subito di meno quelli che sono dei cash and carry in termini di ribaltatori, in termini di grossisti che poi vendono anche al punto di vendita al dettaglio. Questo è l'Oreca puro, dove c'è Metro, dove c'è buona parte di Vegè, buona parte di Selex, un po' di Carrefour e anche altri. Sì, stanno soffrendo tanto. Chiaramente, se voi pensate che Metro ha quasi l'80% di vendite a Oreca, poi certo che con l'e-commerce o quant'altro può recuperare, però questa è la situazione. Allora, signori, io qui vi posso dire che non è tanto come ADM, qui vi dico un piccolo gossip, non è come ADM. Vabbè. Però come fede distribuzione abbiamo chiesto più volte al governo, con una lettera a Colao, con una lettera al Presidente del Consiglio, di fare un decreto per i prossimi 2 mesi, non di più, non perché chissà che si vuole sovvertire che cosa, ma per i prossimi 2 mesi avevamo chiesto di poter aprire il segmento dei cash and carry in tutta Italia anche ai clienti finali. Chiaramente con delle modalità che poi ogni segno avrebbe ipotizzato, tipo che tipo di tessera temporanea e so on. Beh, sì, doveva farlo, l'abbiamo chiesto, avremmo avuto meno code, avremmo meno code, probabilmente ci sono delle lobby, probabilmente non c'è la volontà, per cui non si è fatto. Ahimè, Oreca, sono all'H, un po' accelerare, questa è la situazione. Inflazione. Signori, sabato sera era il TG5, al dire smettiamola, e qui ci sono anche un po' di associazioni che ciulano nel manico, come si dice a Milano, la grande distribuzione sta aumentando i prezzi. No, vedete questo dato, zero inflazione nel baseline. Certo che se, come vediamo dopo nella P di promozioni, sono diminuite un po' diminuita la pressione promozionale, anche perché non ha senso, noi abbiamo smesso di fare come associazione, di fare le vendite sotto costo, perché è una stupidata, perché crea assembramento. Tu dici al governo ti aiutiamo a non creare assembramenti e poi fai un sottocosto che per definizione va a creare assembramenti. Quindi abbiamo smesso i sottocosti, abbiamo rallentato un po' di pigiare sul pedale delle promozioni, quindi la somma, il combinato disposto della baseline più le promozioni ha portato a 1,4. Signori, 1,4 non è veramente niente. Se contempliamo che all'interno di questa dinamica cosa c'è? C'è il fatto che i clienti, come abbiamo detto prima dalla slide claustrofobica, i clienti stanno andando nei piccoli punti vendita e allora va bene, Gesù non è morto di freddo. Di solito, indicativamente, nei grandi ipermercati, nei grandi superstore, la
la logica di pricing, di livello di pricing, è bello più aggressivo rispetto a nella superette o nel panificio o nel verduraio. Per cui ci sta questo combinato disposto della diminuzione della pressione, meno sottocosto e punti vendita più piccoli dove il cliente va a fare la spesa, c'è l'1,4. Ma da qui a dire che la grande distribuzione ha aumentato i prezzi? Assolutamente no, e io la difendo tutta la grande istituzione. Poi c'è qualche somaro, c'è sempre qualche mela marcia, ma via, dobbiamo abbandonarlo. Andiamo veloci. LD Lab. Ho giocato qui, chiaramente, no? Bene, 7 italiani su 10 sono disposti a trasmettere dati sensibili. L'app Immuni non ha niente a che fare con andare a toccare la privacy. Signori, lo dico adesso, lo diranno tutti coloro che l'hanno fatta, che peraltro li conosco, non c'entra assolutamente niente. Si parla di Bluetooth, si parla di non geocodifica, quindi non c'entra niente. Quando si sarà, finalmente speriamo che ci dicano scaricate l'app, noi come distribuzione moderna abbiamo dato l'ok per aiutare il governo a scaricare l'app, perché ciò è un aiuto alla comunità italiana, al paese Italia. Quindi l'app Immuni. Certo, i più giovani sono un po' più così. Voi guardate, 15%, 27%, 34%. Io ho due figli che hanno l'età del generazione Z e appena gli anni millennials, dicono Però signori, sì senza nessun problema e sì per un periodo limitato, certo, ma dobbiamo farlo. L'app è l'app per definizione, questa Immuni, che ha avuto veramente un parto molto lungo perché c'erano più di 300 società che hanno fatto una gara al fine di essere presenti e presentare alla ministra dell'innovazione la migliore app, e questa è oggettivamente la migliore. Noi abbiamo chiesto, me l'hanno chiesto come ADM, ho portato in istanza a Fede Distribuzione, a NCC e NCD, hanno accettato per aiutare il governo a far sì che ci sia il 60% in Italia. La M, l'amico Morace, gli ho rubato questa slide. Vediamola, vediamola, la leggo insieme a voi. Da sfiducia a affidabilità, da aggressività a competenza. Non c'è più uno più uguale a uno. Capriccio e responsabilità, legami deboli, legami forti. Discussione permanente, i numeri contano. Soddisfazione immediata o rispetto delle regole. Gratificare il consumo o proteggere la salute? Aumentare la polemica o consolidare il bene comune. Signori, non voglio fare il sermone da predicatore americano, ma sarebbe carino che la parte a destra di questo triangolo potesse, buona parte di questo triangolo potesse risultare anche posta. Questo è molto importante e il grandioso sociologo Morace ha detto: questa è una sfida anche del retail, quello che noi si può aiutare per far passare questi passaggi valoriali. Nuove abitudini di consumo degli italiani riflettono le nuove disposizioni. Sì, non tanto, eh. Io mi sono sgolato insieme ai miei colleghi del retail a dire venite nei punti vendita una volta alla settimana. Signori, ho anche qui un'aneddotica di alcuni signori, non vi dico in quale città, ma che andavano in punto vendita dove fuori c'era il ticket per prenotarsi, prendevano il ticket e poi andavano a fare un giro e poi tornavano. No, non è ovviamente da fare. Le visite al negozio sono scese. 2,6 sono scese tantissimo. Così come Savas Sandir, ovviamente, è aumentato sia la numerica dei prodotti sia lo scontrino medio. Questo di più in alcune regioni dell'area Nielsen 2, ma anche in area Nielsen 4. Nuove abitudini di consumo ritorneranno dopo le vecchie abitudini? Sì, secondo me sì. Poi vediamo anche in quali canali. Però è altresì vero che probabilmente con anche un'alternanza delle promozioni di settimana in settimana non abbiamo più gente che si può permettere di avere uno scontrino di 37 euro. Già con i miei imprenditori si discuteva in queste fra ieri e oggi come già sta diminuendo lo scontrino. Fin quando non arriva la cassa integrazione, fino a quando non sono questi benedetti voucher pronti per tutti, veramente c'è gente che non riesce andare a fare la spesa, quindi o porto collo o scontrino medio diminuirà. Quindi non solo delle dinamiche legate all'offerta, ma anche delle dinamiche considerate nella domanda. I, siamo nella O, scusate, O, origine dei prodotti. Beh, guardate voi i dati, non investo il vostro prezioso tempo, guardate il 100% italiano da 4,2 a 25, il BOP da 4,8 a 26, 4,4 a 19, da 0,1 a 17, da 7 a 7 a 12 a 3. Come ADM abbiamo perorato per anni che ci fosse in GS1
questo progetto immagine, che adesso lo gestiscono sia i signori della Nissan che di Erai, per andare a leggere le caratteristiche di consumo non solo in base alle solite categorie, ma in base a ciò che è la semantica digitalizzata dell'etichetta. E quello che funziona, come vedete, funziona molto di più anche la scritta 100% italiana rispetto a bandiera italiana, è però il ritorno al prodotto nostro. Cosa vuol dire? Che nel futuro post-emergenza sarà tutto chilometro zero? No, però abbastanza. Cioè, al di là del fatto che molti prodotti non riescono a venire, vedi la frutta importata da chissà quale paese tramite aerei per motivazioni ovviamente di blocco, però, o di semiblocco, scusate, però è altresì vero che post-emergenza chi ha retail e vuole continuare questo, deve continuare questo. I consumatori italiani, ho torto collo per loro ovviamente, si sono dovuti, hanno voluto rassicurarsi in questo periodo di poche certezze, rassicurarsi dicendo io compro prodotto italiano. Poi ovviamente è compito non tanto di ADM o federazione, ma è compito delle singole imprese avere un senso di responsabilità sia dell'industria che dell'istituzione, che sia veramente veri quello che è scritto, perché poi in realtà capite che se io riesco ad avere determinati bovini che arrivano dal Sud America, poi vengono definiti come bresaola italiana, però questa è una polemica che, ahimè, non ho tempo oggi per andare a cavalcare. O origine dei prodotti, vince l'italianità. P, stiamo concludendo, cari amici, siete ancora tutti, non abbiamo perso nessuno, siamo veramente lieto. Signori, la pressione promozionale è diminuita, ma non tanto, guardate un po' come sta facendo. È diminuita fino al 29 marzo, poi sta ricominciando a salire. Certo, sono diminuite la numerica delle referenze. Quello che noi chiediamo al governo, e vogliamo che il governo ci ascolti, perché sennò il settore si blocca, o meglio, adesso mi spiego meglio, se il governo incomincia a legiferare in termini di regole regionali, bloccando magari a livello comunale alcune regioni, non altre, cosa succede? Che una delle leve importanti che abbiamo visto prima, che è venuta meno, perché se io non posso uscire dal comune, non mi interessa che l'ipermercato che è a 500 metri ma al di là del comune faccia le promozioni, vanno anche ad alterare quelle che sono le dinamiche tra industria e distribuzione. Quindi, signori, l'idea è quella che ci sia un'unica cabina di regia, anche per la gestione delle aperture, sia del tempo, lo vediamo dopo, che del spaziale, così che si riapre il mercato e voi vedrete che questo numero medio di referenze aumenterà. Alcuni hanno detto, Giorgio, non sarà così, vedrai che dopo l'emergenza vincerà l'everyday low price. No, mi piacerebbe, non lo so. Il piano promozionale o la dinamica promozionale di sell out dipende anche dal sell-in. Fin quando ci sarà un teatrino, come amo, per prenderci un po' in giro, delle negoziazioni in cui avremo che l'industria vuole offrire delle promozioni alla distribuzione, la distribuzione chiede delle promozioni come acceleratore per la vendita di determinati prodotti, beh, non è facilissimo che io abbia sostanzialmente delle dinamiche di sell-in dove le promozioni è una posta contrattuale importante e poi scarichi in sell-out. Quindi nel paese di Utopia, quando avremo l'acquisto al dead net, come fanno alcuni che fanno il retail price o alcuni discount, io acquisto il dead net, allora posso vendere di baseline sempre, quindi un retail price. Ma fino a quando avremo sempre una dinamica dell'offerta, dei rapporti di distribuzione sul poste contrattuali con le promozioni, non riusciremo mai ad esimerci nel non fare queste promozioni. E poi bisogna vedere, perché se in talune regioni o taluni clienti o taluni appunto clienti all'interno dei diversi bacini di utenza amano essere tranquilli, sanno che quello è il prezzo e boh, voilà, ci sono molti che, ahimè, cherry picker, vanno a guardare le promozioni di volta in volta e cambiano punto vendita e cambiano prodotto in base alle promozioni e quindi non possiamo toglierlo. Cosa succede una volta che si riaprirà il mercato, cioè quando esce la claustrofobia dei comuni? Signori, io temo che la pressione promozionale overall, quella che adesso è un 22, la 22 arrivi a 30. Quindi avremo degli ipermercati che per recuperare vendite perse, volumi persi, derivanti dal fatto che
non potendo attrarre i clienti che sono lì al confine comunale che non possono andare, per riprendersi faranno di quelle sparate promozionali. Giusto o non giusto? Non lo so. Se tolgono valore al prodotto non è giusto. Detto questo, signori, ritorneranno il sottocosto, ritorneranno in grandissima pressione promozionale, ritorneranno in grande battaglia, guadagneranno i clienti consumatori perché avranno i prezzi sempre più bassi. Faranno tante promozioni le aziende della distribuzione moderna per contrastare i discount, quindi diranno, e industria di marca, io ti metto questo prodotto con sconto 30, sconto 40, sconto 50, per dire al cliente non andare da discount, ma vieni da me e prendi il prodotto di marca. Quindi questo a 25,6, bla 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 bla, scesa al 19, al 18 qualche cosa, risalita al 22, aumenterà. Aumenterà anche di tanto. Vedrete, poi magari sarò svendito, ma non penso più di tanto. Questo vado veloce perché dice com'era l'intensità promozionale nel 2019, guardate che differenza nel 2020, come è cambiato il mondo in un anno. Bella, questa slide è bellissima. Cosa vuol dire Q di quintili? Ma allora è una slide democratica. Cosa significa? Che bellissima. Che allora, grazie a Nielsen per avermela data. Il negozio, la produttività al metro quadro, cioè chi fa più fatturato al metro quadro, è l'indicatore principe per dire se è più performante. Una nota insegna milanese ha un'altissima produttività al metro quadro. Vabbè, faccio i preferenti di ADM e non quello di Bagè, posso citare anche i concorrenti, sono bravi. Esselunga ha una produttività al metro quadro che supera i 18.000 euro al metro quadro. Ci sono altre insegne, molte altre insegne, scende, scende, scende fino a chi ha 3-4.000 euro al metro quadro. Bene, se noi dividiamo tutte le insegne italiane in base alla propria produttività e nel primo quintile mettiamo come dire, belle performanti, e via dicendo, secondo quintile quello un po' meno performante, il terzo ancora un po' meno, il quarto ancora un po' meno, il quinto sono quelli che hanno il più basso fatturato al metro quadrato, come vedete. Beh, chi è aumentato di più in questo periodo Covid e anche nelle ultime settimane sono stati quelli meno performanti. Quindi è come se questa emergenza, che non è l'emergenza, è la restrizione comunale, ci picchia, avesse detto ai clienti, volevi andare in questo punto vendita perché è la tua insegna di lezione, perché ti piace, ma è così? No, caro, stai qui e quindi devi andare in quelli. Signori, questa è una sfida, perché se quelli del primo, scusate, quelli del quarto, del quinto quintile, cioè quelli che sono più a destra, se non si arrabattano, se non cominciano a pensare, ehi, ma io ho avuto questi incrementi delle vendite, perché ho dovuto prendere nuovi clienti, perché ho avuto nuovi clienti che non avevo. E se non sono capace di tenerli, signore, anche il quinto quintile, dopo che si riaprono i comuni, perderà. Perché da una parte ci saranno i grandi iper e le grandi superfici o i più performanti, al di là della dimensione. Può essere anche un piccolo, che ha una grandissima capacità attrattiva, quindi una buona performance di fatturato al metro quadro, vorranno fare il massimo per riprenderseli e i piccoli dovranno completamente ridisegnare i layout, gli assortimenti, le promozioni, l'offerta complessiva per non perdere questi clienti. Siamo alla Q, no, siamo alla R. Record. Scordiamoci questo. Anche perché, signori, qui non c'è un indicatore. Qualcuno dice, ah, oh, io incremento il fatturato, io incremento il fatturato. Signori, poi è in basso a destra che devo guardare, perché anche molte critiche che hanno fatto alla distribuzione, voi rispetto agli altri siete più fortunati perché avete fatto i soldi. Uno, siamo più fortunati? Sì, diamo cibo agli italiani. Peraltro noi distribuiamo il cibo agli italiani, chi lo fa solo l'industria che sta facendo molte vendite, ok? Due, in questo periodo, chiaramente siamo fortunati rispetto ad altri settori, ci mancherebbe altro, guai se ci dovessimo lamentare, non lo faremo mai, cara Grazia. Molto di vendita e di prodotti basici su cui il margine è bassissimo. Il margine sulla farina, il margine sull'acqua, il margine sulle uova. Molti dei prodotti di cui il volume è incrementato alla grande, la marginalità è bassa. Detto questo, nella settimana di panico, ahimè, come io chiamo, la settimana che la Nissan ha definito la settimana di record, voi pensate che
il fatturato totale negozio in quella settimana è stato, totale negozio, vuol dire tutto quanto rilevato da Nielsen, è 2 miliardi e 3. Se voi pensate che la GLC rivelata, scusate, che io vi ho detto all'inizio chiacchierata, è di 100 miliardi e la dividiamo per le settimane e manca tutto quello che è il fresco e freschissimo, voi capite come quella settimana sia veramente il record. Qui dice il più alto fatturato dopo la settimana prenatale del 18 e del 19, con la pressione più bassa contestualmente e il record della marca del distributore. Quindi, in sintesi, voi poi mi direte cosa accadrà in futuro. L'ho già detto un po' prima, la marca distributore guadagnerà sempre di più, le industrie di marca guadagnerà sempre di più, la pressione promozionale aumenterà, il trend like for like diminuirà, anche perché andando a vedere già i dati ultimi di aprile, se noi dovessimo confrontare le vendite a valore di tutta la distribuzione moderna gennaio-aprile 2020 versus gennaio-aprile 2019, verificheremmo che adesso siamo a un più 5%, il che mi preoccupa, perché dove è finito tutto quello della ristorazione che non è stato preso? Mi preoccupa, una parziale spiegazione ai piccoli punti vendita, benissimo, che bello che abbiano queste possibilità ai piccoli punti vendita, e anche loro poi hanno la capacità di tenersi il cliente, il macellaio, il fruttivendolo, il panificio e quant'altro, benissimo, però, come dire, quando poi dicono voi della distribuzione avete fatto i soldi, innanzitutto abbiamo visto che cash and carry, dramma, discount, scusate, drag, drammino, ipermercati, dramma, è andato bene per i supermercati, per la superette, per il libero servizio e parzialmente per i discount. R, S, sto finendo. Social responsibility non è solo la spesa sospesa, sono le donazioni, sono il senso civico che ha avuto la cassiera, con anche lui, anche lei, la mascherina, 12 ore che non riesce a respirare, le ho viste anche domenica, che sono andato a fare i miei processi di acquisti, dicevo non ce la faccio più per la mascherina, devo tenerla 8 ore. Sono soprattutto, l'ho definito in un articolo che ho scritto, siamo nell'era attualmente in questa emergenza della competition. Noi siamo insieme, siamo tutti in concorrenza l'uno con l'altro, ci mancherebbe altro, è anche una grande concorrenza. Però c'è stata una sorta di solidarietà anche tra tutta la distribuzione e anche con l'industria, no? Quindi il concetto, tranne anche qui c'è un'aneddotica, io dico soltanto che tutti abbiamo fatto il 10% in più nei voucher per quelli che Conte ha detto che avrebbe passato da denari governativi che passavano attraverso il comune 400 milioni per poterle dare alle persone meno abbienti e ha chiesto uno sforzo alla distribuzione. Bene, tutta la distribuzione si è messa d'accordo per fare questo sforzo al 10%, poi è successo qualcosa di strano, altri non hanno fatto il 10%, però anche questo è stato molto importante, la spesa sospesa, il banco alimentare, veramente devo dire che si è dimostrata la distribuzione anche perché, ripeto, un po' ha guadagnato, ben visto, non tutti, ma un po' ha guadagnato tra donazioni, spesa. E più in realtà un mood veramente di responsabilità sociale. E guardate che se in questo periodo io ho predicato, un po' nel deserto, ma ho predicato che non dovevamo utilizzare la corporate social responsibility, le donazioni o quant'altro come dinamica competitiva, non c'ho più voce fino. Scusate, se in questo periodo non dobbiamo usare questi valori come dinamiche competitive, nel futuro sarà così. Cioè il cliente, consumatore, individuo, cittadino, sceglierà le insegne non solo perché sono più comode, più sonificate, più aperte, meno coda, cassiere che sorridono, tecnologie all'interno, digital signage, ogni tipo di tecnologia Bluetooth e quant'altro all'interno del punto di vendita. Prezzi bassi, promozioni, assortimento ampio, assortimento profondo, presenza di fresco, vendita assistita, possibilità di leggere il giornale, l'emeroteca nel punto di vendita, possibilità di mangiare nel punto di vendita, takeaway, potrei dirli tantissimi che sono i KPIs di le scelte dei clienti nel futuro, ma due molto importanti saranno la responsabilità sociale e la capacità di creare empatia tra
tra persone, come dire, nel punto di vendita con il cliente. Queste, quando sarà finita, chiaramente si riprenderà il mercato, allora sì, le imprese possono battagliare a suon di attività di social responsibility per potersi giocare delle variabili competitive. Questo è molto importante. Lotta allo spreco, sostenibilità e responsabilità sociale. Tre asset importantissimi sui quali si giocherà il futuro della distribuzione dopo il Covid. Chiudo la ricerca sempre di TradeLab, una ricerca che ringrazio ed è libera perché probabilmente è anche pubblica già adesso. Cosa faranno gli italiani? I lati di turismo non vogliono rinunciare alle vacanze. Beh, guardate un po' questa slide, così chiudo. Molti, molti, molti saranno in Italia, però c'è ancora la volontà alcuni di andare in altri paesi europei. Abbiamo un 3% andare fuori dall'Europa e un 19%, ahimè, anche un non saprei perché con la recessione c'è poco da andare, per cui probabilmente c'è chi anche non se lo può permettere. Però anche qui, attenzione per l'Horeca, attenzione per i cash and carry. Vediamo che cosa succede, vediamo come dare anche qui benzina al motore degli hotel, dei ristoranti, dei bed and breakfast, come vedete, degli agriturismi, dei piccoli hotel, perché se è vero che abbiamo perso tutto il turismo internazionale, ovviamente possiamo recuperare un po' di questo 12 e 3 e riportarlo in Italia oltre a quello che ci dà. P.U. You first. Mi hanno chiesto al telegiornale cosa penso delle app. Delle app sulle code, non lo so, signori. Allora, secondo me, nel breve medio periodo potrebbero servire, perché se abbiamo la possibilità di far sì che la gente stia il meno possibile in coda, dobbiamo utilizzare qualche cosa che sia intelligentemente un'app per avere la tecnologia che ci dia una mano, la tecnologia che dia una mano ai clienti, no? Però qui ritorno al concetto. Che noi abbiamo chiesto al nostro governo di non farsi fidate, cioè di dire non mettetevi in testa che ci volete far chiudere determinate ore del giorno, determinate domeniche, determinati sabati, determinate festività. La posizione che è mia, perché l'argomento chiusura, signore, è un argomento divisivo, però all'interno di già chiaramente, ma anche all'interno di Fede Distribuzione è molto unanime la sensazione. Noi vogliamo ritornare alla situazione pre-emergenza, al decreto Salva Italia di Monti, in cui lasciava la possibilità alla distribuzione di stare aperto 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Poi sta all'intelligenza, alla cultura, alla saggezza della singola insegna dire sì, è corretto. Se è corretto, devo pagare il 30% in più dei straordinari, devo magari dare dei benefit alle mamme che sono cassiere e che devono sapere dove mettere i bambini. Però non possiamo dire, soprattutto con questa emergenza o post-emergenza, beh no, voi dovete chiudere perché sapete, bisogna chiudere perché la gente non vuole la domenica fare la spesa. La gente sarà costretta anche la domenica a fare la spesa se non vuole stare in coda, soprattutto a breve, dal lunedì al venerdì alle 7, alle 8, alle 9 di sera. Oppure, come adesso stanno dicendo molti governatori, no, dovete chiudere alle 7 o alle 8. Signori, se chi non ha tempo per farlo può anche andare a fare la spesa, come era in periodo pre-emergenza chi vuole. Alle 10 di sera, alle 11 di sera, o come ha fatto Carrefour, le 24 ore. Quindi, se noi dovessimo non avere, come abbiamo chiesto, limitazioni territoriali, come speriamo dal 4, ma mi sa che non va molto bene, e come le regioni possono intervenire per decreti sanitari sull'ordinanza nazionale, se il governo dice no, c'è il decreto Salva Italia di Monti, noi possiamo tenere aperti. Certo, se una regione dice per questioni sanitarie voi dovete chiudere la domenica. Boh, non capisco qual è la correlazione, però le regioni possono mettere becco come stanno facendo adesso. Però allora, se, come ha dimostrato la distribuzione, ha una responsabilità sociale non solo verso i clienti, consumatori, cittadini, individui, ma ce l'ha verso i dipendenti con i bonus, con la tornazione più elevata, con i ringraziamenti, e poi sta alle singole insegne a non sfruttare chiaramente i dipendenti, ma se le insegne sono sagge nel trattare bene i propri dipendenti, che sono
la cosa più cara, perché sono quelle a contatto quotidiano con milioni di consumatori, possiamo anche permetterci di tenere aperto 12 ore al giorno, anche la domenica, assumeremo più persone, faremo più tornazioni, ma è corretto. Quindi va bene fare le New First Lab, bellissima anche questa, bellissime scelte, belle le scelte che ha fatto al momento Esselunga e Coop, le faranno anche altri, però vedremo se nel medio e lungo periodo serviranno delle app oppure si ritranquillizza. Chiudo, sono arrivato alla U, ma arrivo anche alla Z. Ah no, c'ho la V, non so l'alfabeto, sono proprio stanco. Viri volantini, ho finito. Basta coi volantini, signori. Basta coi volantini. Leggete, basta coi volantini. Abbiamo fatto una ricerca di M, 2 anni fa, abbiamo stampato in Italia 12 miliardi di volantini. Peraltro adesso, è vero che è diminuita la pressione promozionale, è vero che sono diminuite le referenze del 19%, ma le promozioni si stanno facendo e non possiamo distribuire i volantini, perché ovviamente per spirito, anzitutto perché è vietato, è vietato perché il distributore di volantini non è bene primario, quindi non poteva andare a lavorare oltremodo oltrepassando magari i comuni nel distribuire i vari volantini. Malgrado questo noi stiamo vivendo, malgrado questo stiamo performando. Quindi Giorgio Sant'Ambrogio è contrario ai volantini cartacei? Ma un po' sì, in realtà. Ragazzi, siamo nel 2020, cioè propinquiamo al 2021 e abbiamo ancora la possibilità, la volontà di stampare milioni, anzi miliardi di pezzi di carta di cui molti, ahimè, vengono gettati e non neanche letti. Quindi il mio messaggio è anche all'industria di marca. Smettiamola di dire, caro retailer, non hai fatto il volantino, non ti pago la posta contrattuale. Il volantino è uno strumento, devi pagare, cara industria, la performance. La performance è l'incremento delle vendite in un dato periodo di prezzo. Tu devi pagare la performance promozionale che può essere raccontata col volantino. No, loro ci chiedono i volantini. Può essere raccontato col volantino, può essere raccontato con tutti i device digitali. Non posso citarne perché sennò direi A uno e B l'altro, ma ce ne sono veramente tantissimi, un po' li conoscete. Sono molti anche nel consiglio delle tecniche, sono tutti con questa capacità di saper offrire i volantini digitali, di utilizzare i social, di utilizzare le app stesse, i blog, i siti. Noi possiamo comunicare al cliente un po' più avanti che non inondando le cassette della lettera con miliardi di volantini. Industria, noi facciamo le promo, noi garantiamo prestazioni, basta ragionare sullo strumento, ragionate sul contenuto. E dopo la V c'è la Z. Anno zero. Molti mi hanno chiesto, ma secondo lei cambierà tutto? No, ahimè. Nel senso che la mia sensazione è che, allora io parlo chiaramente del settore del retail, permette di fare il piccolo sociologo, ci mancherebbe altro, ho citato Morace, però nel nostro settore è il Covid che ha fatto il booster sull'e-commerce, non è un MSI delegato, è la circolare della ministra Lamorgese che ha fatto sì che non ci siano le promozioni, non ci siano i volantini e non l'amministratore delegato. Cioè la mia sensazione è che probabilmente cambierà, è cambiato molto e lo vedevo prima, ho scritto prima il triangolo di citato da Francesco Morace sui valori della comunità, sui valori della gente che viene a fare la spesa o che non viene a fare la spesa, dei cittadini. C'è stato molto a competition rispetto tra le singole insegne e anche i rapporti tra industria e istituzione sono decisamente migliorati, ma da qui a dire che una volta che si riapre, passati nei termini, il mercato, noi tutti non andiamo ancora a fare una guerra di prezzo, non tutti andiamo a voler distribuire i volantini, non tutti non andiamo a premiare i nostri manager, non tanto sulle prestazioni di sell out, ma su quanto riesce a prendere all'industria o l'industria non andare alla distribuzione. Che impareremo a non fare le promozioni troppo profonde se non sono efficaci, ma
sbattiamo lo sconto fino al 60%, non mi interessa se magari un 10% lo butto via, tanto non misuro l'efficacia, quando in realtà sto buttando via margini perché non misuro l'efficacia. Cosa potrebbe cambiare? La tecnologia ci può dare una mano. La tecnologia certo ci può dare una mano e può cambiare, quindi può cambiare alcuni approcci che noi abbiamo in punto di vendita. Tutto il problema, tutto ad esempio VeGè, abbiamo fatto molto geofencing e proximity marketing. Se ci sono le code, il cliente ha tempo perché nell'intorno, nel fence del punto vendita riceve la nostra notifica via WhatsApp o quant'altro. Quindi ci sarà la tecnologia che evolverà un processo d'acquisto. Il cliente vorrà evolvere il processo d'acquisto, ma ahimè, forse per la prima volta nella mia vita non sono così ottimista nel dire che cambieranno d'ora in poi i rapporti di distribuzione, la business community cambierà e tutto sarà, come dire, qualcosa di differente. No, secondo me no, ahimè. Però che bello, con questa visione romantica, poter dire che possiamo sognarlo e possiamo almeno costruire un anno zero per far sì che veramente non ci sia un'insegna che vende un prodotto, ma un brand della distribuzione che crea legami con il cliente che è persona e che è individuo. Questo è l'auspicio che io vorrei avere. Grazie signori, mi sono intoppato con la voce sulla U o sulla V, chiedo venia e adesso dopo la Z veramente non c'è più nulla. Grazie ancora. Grazie Giorgio, grazie, hai fatto veramente una carrellata straordinaria e devo dire che mi hai fatto anche una grande sorpresa perché non mi avevi detto che ci sarebbero stati dei dati freschissimi da presentare in questa occasione. Quindi veramente hai fatto un grandissimo lavoro di raccolta di informazioni, di elaborazione e di presentazione. Quindi assolutamente grazie. E poi grazie anche ai partecipanti perché non è mai successo, pur avendo sforato di qualche minuto, ma devo dire con grande interesse, non è mai successo che tutto il pubblico sia rimasto fino alla fine in questo modo. Li hai L'ho veramente visto. li hai incollati al monitor. Ma non è finita perché a questo punto abbiamo sforato, sforiamo alla grande, perché ci sono delle domande in chat e tra l'altro ho visto che c'è anche una domanda dell'amico Marco Zanardi, che è il presidente del Retail Institute, che non so se è ancora collegato, magari vuoi fare la domanda direttamente a voce, Marco? Ok, Comunque eccomi c'è. qua. Ah, c'è, eccolo qui, Eccomi. Marco. Ciao, ciao Massimo e ciao Giorgio, buona serata. Complimenti innanzitutto della presentazione e della modalità. Avevo chiesto, ma Giorgio aveva già diciamo, risposto lungo il corso della sua divulgazione, ma un po' i formati distributivi. Se prima del Covid c'erano le lotte tra i vari formati distributivi, superette, supermercati, per eccetera, cosa succederà nei prossimi 6-12 mesi sui formati distributivi? E dunque, come dicevo prima, ahimè ci sarà una guerra di prezzo. Allora, dal lato della domanda va bene, ci mancherebbe altro, anche se qui potrei innestare una grandissima querelle, che non è vero che il cliente ha sempre ragione, ma il cliente ha ragione fino a quando non va a ledere i diritti del lavoratore. Perché se io cliente voglio stanotte, adesso torno a casa a mezzanotte, devo ancora mangiare e per mangiare voglio ordinare il poké, voglio che sia consegnato subito, voglio che sia il più basso possibile come prezzo, voglio che sia la più alta qualità, voglio che sia tutto, perché io sono un cliente, ho sempre ragione, probabilmente questo no. Quindi attenzione che nella dinamica della competition di prezzo che ci sarà di non abusare. Io già qui lo dico a chiunque è collegato, dico per l'ennesima volta che la distribuzione moderna, che sia Federdistribuzione o NCC o NCD, fortemente è contro le dinamiche delle aste al doppio ribasso nel settore dei prodotti agricoli, perché queste aste al doppio ribasso sono deleterie per la filiera che possono arrivare a comportare qualcosa di complesso per l'agricoltura. Quindi io amo la competizione serrata, saprò che ci sarà una grandissima negoziazione tra industria e distribuzione nel prossimo periodo, perché noi chiederemo più sconti all'industria per farci concorrenza tra diversi formati, quindi questo però deve rientrare nell'alveo della correttezza della fair competition. Passerà al Senato anche la legge,
che si è fermata un attimo, quindi no alle aste al doppio ribasso. Per le altre cose, alla GER come alla GER, ci sarà una competizione di prezzo. Marco, la mia sensazione ti dico che i piccoli non avranno la forza di tenere, soprattutto perché il cliente è in recessione, non ha i soldi, non avranno la forza di tenere i clienti e quindi ci sarà uno scopo ancora, ci saranno quelli che con certo collo erano rimasti nei piccoli, andranno nei discount, andranno sul food delivery, andranno nell'e-commerce, andranno nei grandi ipermercati, quindi ci sarà i supermercati e il libero servizio che diminuirà un pochettino come barra e riaumenteranno gli altri. Un'altra domanda che ho letto era forte l'industria di distribuzione e saranno belli, belli forti, però alla GER come la GER, nel senso che se sono rapporti corretti di non discriminazione, e anche qui io non ce l'ho con i discount, figuratevi, anche all'interno di Vegeta avete visto su 3.500 punti vendita ci sono 100 discount, però perché per la moderna distribuzione organizzata, per avere quel prezzo di quel prodotto di marca, dobbiamo ossequiare il contratto e il canvas e il posto logistico, le poste promozionali, le poste assortimentali e gli incrementi, quando quella stessa referenza, l'industria di marca, forse o meglio a volte, la dà al discount, al dead net con quel prezzo, tale per cui noi dobbiamo fare l'ira di Dio e tenere un assortimento decine e decine, se non centinaia di referenze di quell'industria nota di marca, e lo stesso riscatto invece c'è quella referenza e quel prezzo che è uguale a noi. Quindi anche qui ci sarà una guerra, ci sarà una competizione sia orizzontale che verticale che in questo periodo è stata addormentata. Giorgio, c'è una Grazie. domanda. Grazie Marco. Giorgio, c'è una domanda da parte di Cristiano Castellini che vuole prendere un attimo il microfono. Cristiano, prego. Eccomi, buonasera, grazie Giorgio per la precisa fotografia di quello che è oggi il mercato della distribuzione. Trovo di grande interesse l'aspetto della consulenza, cosa che per definizione la grande distribuzione, secondo me, al momento della sua nascita non ha dato, era un mondo un po' asettico rispetto al negozio monoporta. E nel tempo ho visto alcune catene che hanno puntato invece tanto su questo. C'è ancora tanto da fare, però mi fa piacere che è uno dei punti che hai evidenziato. Tanto quanto la capacità di creare un'offerta diversa da quella che è oggi l'offerta standard, dove ci sono prodotti che possono essere tranquilli. So, io, tu hai citato la pasta, perdonami, ti ho dato del tuo, lei ha citato la No, no, pasta. ci mancherebbe. Grazie. Grazie. Tu hai citato la pasta, io ho 20 detersivi, ecco, che pesano anche, me li compro in internet e vado invece ad acquistare prodotti magari più ricercati, più di nicchia o che permettano alla filiera, per esempio, dei formaggi di avere un ulteriore sbocco al di là di PEC o altri posti, ecco. Quello che però, secondo me, da consumatore e da manager d'azienda latita un po', lo dico simpaticamente, ci mancherebbe, nella grande distribuzione la capacità e la velocità di cambiare l'offerta dei prodotti. Nel senso che tu entri nei vari supermercati, trovi sempre le stesse cose. Gli stessi generi, i generi alimentari, il detersivo, l'acqua gassata, l'acqua naturale, la Coca-Cola. Ci sono prodotti che secondo me oggi la GDO dovrebbe offrire a prescindere. Faccio un esempio: prodotti igienizzanti in questo periodo c'è qualcosa d'acqua e sapone, ma il comune cittadino non sa più dove andare a trovare certi prodotti. È un esempio il mio. Volevo avere un tuo parere su questo, ecco. La distribuzione deve evolversi ancora tanto. Cioè io ho disegnato anche un quadro, un filo idilliaco di quello che potrebbe essere il futuro. Allora, io ti dico, l'idea che ho del punto vendita del futuro è un punto di vendita dove determinati prodotti non potranno più avere un assortimento così profondo, determinati prodotti grocery non potranno più avere un assortimento così profondo, ma dovranno essere un assortimento di complemento, cioè un assortimento tale per cui io vado nel punto vendita e so che lo trovo, come dicevi te, io devo trovare questi prodotti, però se ho l'igienizzante non posso avere, come i primi discount, quando avevi la monoreferenza per categoria, cioè io devo dare di complemento tutto, ci mancherebbe altro, però veramente io sto vedendo che per figlio delle logiche spesso, delle logiche di listing fee, e qui lo dico io che sono un distributore,
abbiamo i punti vendita farciti di prodotti, quasi monoprodotto a scaffale, monofacing a scaffale, tale per cui poi ci sono le rotture di stock. Se noi dismettiamo la logica di creare lo scaffale figlio dei rischi in sé, ma veramente abbiamo un ampliamento dell'assortimento e una profondità maggiore delle categorie che ho indicato prima, allora riusciamo a vincere la sfida con l'online. Quindi, per rispondere anche alla tua domanda, sì, dobbiamo evolverci, dobbiamo tenere delle categorie basiche, chiaramente tutto, quindi che sia un primo prezzo, un premium e una marca del distributore, ma togliere tutta quella pletora di follower e di co-leader che su alcune categorie, soprattutto da vent'anni, dall'euro, dall'era euro, noi differenziamo di un centesimo, due centesimo, tre centesimi. Che senso ha? E io con tutto l'amore che ho per i signori che vendono i prodotti passati poi per il pomodoro, ma in alcuni supermercati abbiamo delle categorie tale per cui abbiamo 10 co-leader che se la battagliano in 3 centesimi, in 4 centesimi. Che senso ha infarcire il supermercato con metri lineari di co-packer con lo stesso offerta o lo stesso positioning? Quindi sì, noi dobbiamo garantire sempre tutto, ma dobbiamo differenziare maggiormente gli assortimenti. E la differenziazione degli assortimenti è figlia di una lettura del cliente, di quello che vuole il cliente, non dei rischi che ci dà l'industria. Grazie anche Cristiano. E c'è Riccardo che voleva prendere la parola. Riccardo, vuoi collegarti? Ci sono. Buonasera a tutti. Mi chiamo Ranzani Riccardo, saluto tutti e io ho il piacere ogni tanto di confrontarmi col dottore su LinkedIn e abbiamo, secondo me, molte questioni in comune, la pensiamo uguale. Io volevo invece arrivare al sodo con una domanda che fa parte del mio lavoro. Io sono un artigiano, nel senso che sono un macellatore di bestiame nella provincia di Milano. Ad oggi ho tantissime richieste di vaschette, di monoporzioni, di porzioni, di vari tagli di carne. E mi ritengo un aziendalista italiano puro. Però la mia domanda è questa. Ma se mancano allevamenti di bestiame italiano, perché io ad oggi mi ritrovo che più del bestiame è quello nato in Francia, che potrebbe somigliare un po' a quello italiano, non potremmo fare qualcosa, o meglio, lo Stato non dovrebbe fare qualcosa per incentivare ad aprire aziende agricole, che è un lavoro duro, comunque, dove appunto mi ritrovo le famose 4I, Assolutamente sì, Riccardo. Cioè adesso io potrei dirti sì perché fa figo dirti di sì e darti ragione. Sai benissimo che anche su LinkedIn meno frasi appena posso. E domani ne manderò una su qualcuno che vuole chiudere la domenica. Però sì, ce ne stiamo accorgendo adesso. Non possiamo permetterci di innanzitutto che ci siano delle aziende, perché qualcuno si è anche beccato a Bari sulla prevenzione dei prodotti, ma se noi non cominciamo a ragionare sulla possibilità veramente di avere il prodotto italiano in ogni settore, l'abbiamo visto prima nelle slide, il cliente vuole questo prodotto italiano, quindi vuole te 100%, Carlo, vuole te 100% del prodotto in Italia, fatto, cresciuto in italiano, con mangime italiano, allevato in Italia, lavorato in Italia, trasformato in Italia e distribuito in Italia. Certo, dobbiamo dare al cliente la possibilità di poter scegliere, cioè se il cliente vuole un qualche cosa, magari di primo prezzo, con magari un prodotto di importazione e lo paga di meno, sa che quello è un prodotto diverso, deve avere noi la capacità di dire che questo prodotto probabilmente può avere un prezzo superiore o comunque una divisione diversa della marginalità, ma perché è fatto in Italia, perché è veramente italiano. Quindi io non ho grandissima competenza di quali potrebbero essere i disegni di legge attuali quando cominceranno il governo a parlare anche di qualcosa che non sia giustamente l'emergenza sanitaria, ma soprattutto l'emergenza economica, la tua proposta ci deve stare forza. Quindi lavoriamoci su LinkedIn, poi vediamo. Grazie, buonasera a tutti. Grazie anche Riccardo. Alfio vuole prendere la parola perché ho visto che ha fatto un'affermazione in chat.
Sì, grazie mille, buonasera a tutti, ciao Giorgio. Qualche riflessione Ciao. sulla sostenibilità a 360 gradi, se dopo il coronavirus avrà un'accelerata, una frenata, una modifica sostanziale, penso per esempio al comparto del prodotto sfuso, al tema del packaging, più che corporate social responsibility, proprio sostenibilità in senso stretto che il cliente può toccare con mano, ecco. Innanzitutto sei bravissimo, signori, Alcio Fontana non è Vigè, è responsabile della corporate responsibility di Carrefour, io vedo ogni cosa che fanno come Carrefour e veramente sono molto bravi. Chapeau. Poi magari si è scivolato ultimamente su una roba che riguarda gli ipermercati, ma questo non riguarda chiaramente la tua area. Quindi complimenti per quello che fai. Mi hanno fatto una domanda simile, allora, tutto quanto riguarda il packaging, sì, tassativamente. Ma voi lo sapete, perché siete anche clienti consumatori, oltre che professionisti del nostro settore, è l'imballo primario, è l'imballo secondario, non ne possiamo più. Quindi io non ho l'approccio demagogico del dire no plastica, signori, alcuni tipi di plastica, se non ce l'hai, non puoi operare. Poi fa figo dire che ha visto dove in Norvegia, non so, dove un supermercato non si sente di plastica, va bene, è un pilota, vediamo come può essere fatto. Quindi, al di là della demagogia, su alcuni materiali ci devono essere, dobbiamo diminuire, dobbiamo lavorare di filiera, tutta la distribuzione insieme all'industria, perché smettiamo di avere i triplici imballi, i quadruplici imballi, il primario e il secondario, certamente questo sì. La domanda che mi hanno chiesto è: ritornerà lo sfuso? Non lo so, sono più 51 no e 49 sì. Perché? Perché ai tempi, quando alcune insegne, colleghi insegne, lanciarono molto lo sfuso, il problema maggiore era la gestione dei silos, la gestione dei dispenser, la gestione degli stand, dal punto di vista batteriologico. Quindi, dopo questa emergenza sanitaria legata a un virus, noi dobbiamo garantire e far sì che il prodotto che io prendo a sfuso, che sia il caffè, che sia il riso, che sia la pasta, che sia il detersivo, che sia quant'altro, sia conveniente, ovviamente. E ma per far questo, allora io devo capire quanto devo sanificare i silos, quanto devo lavare e quando devo cambiare. Questo è il lato dell'offerta. Dal lato della domanda, se io nel medio periodo sono a fare la spesa e devo aspettare anche mezz'ora, tre quarti d'ora fuori dal punto vendita, cosa sto con i miei sette sacchetti, uno per prendere lo sfuso del caffè, l'altro della pasta, l'altro del detersivo, l'altro delle olive? Non lo so. Sullo sfuso, se siamo bravi nel far capire al cliente che determinati prodotti giacenti in silos riescono comunque a garantire al miliardo per cento la perfezione dal punto di vista della sanità e del batteriologico, allora potrebbe essere perché non è morto il mood plastic free o quant'altro, assolutamente no, si è chetato perché c'era un'emergenza superiore, no? Però da qui a dire Ale, si ricomincia con lo scudo perché la prossima battaglia sarà ancora la plastica, no, perché in realtà già stanno incominciando a dire, e lo dico con molta drammaticità e malinconia, che avremo i mari pieni di mascherine, che avremo i mari pieni di guanti, più che soltanto la plastica, no? Per cui, beh, non lo so, Alcio. Sì, ci sarà sempre di più un ruolo come il tuo importantissimo, cioè le aziende, lo dicevo prima, la responsabilità sociale, la sostenibilità, la lotta allo spreco, ragazzi, ricordiamoci della legge Gadda. Questi saranno dei valori importanti che faranno scegliere i supermercati, questo sì. Se mi dici correlazione diretta con lo sfuso, forse un po' meno. Grazie molto. Grazie. Giorgio, stiamo veramente approfittando di te, ma le domande sono ancora tante e io direi ne facciamo ancora una, ce la fai? Come vuoi, Massimo. Ok, allora vedo che c'è Simona che aveva fatto una domanda che era scivolata in alto perché è stata una delle prime, non l'ho vista subito. Simona, sei ancora collegata? Intanto grazie e complimenti, mi è piaciuto moltissimo. Allora, Giorgio, come sempre bravissimo, la mia domanda era sul discorso del chilometro zero richiesto sempre di più dal consumatore. Che tipo di rapporto si pensa di sviluppare con i mercati agroalimentari zonali per fornire dei prodotti chilometro zero, sicuramente garantiti?
e anche come opportunità per far conoscere prodotti zonali tendenzialmente non conosciuti, quindi apertura, allargamento di gamma scaffale. Sì, grazie Simone della domanda. Allora, permettimi un incipit veloce, però se no sempre un approccio buonista. Faccio un po' un nanosecondo di polemica. Figurati se non con la mia. No, sì, no. Io penso che prima di questo periodo in cui la distribuzione moderna ha dimostrato, come peraltro anche prima, ma adesso ha avuto possibilità di dimostrarlo, un altissimo senso di responsabilità sociale, però io sentivo spesso, prima quando si doveva sostanzialmente vituperare il nostro settore, la battuta, permettetemi, era... vendono le merendine al supermercato, come se il concetto di merendina fosse per definizione un prodotto cattivo che fa danno alla salute, bla bla bla, e il supermercato fosse quell'alcova dove c'è tutto industriale e dove non bisogna andare perché fa più figo andare al mercato regionale, al mercato rionale, piuttosto che... Allora, se sì, bypassa questo concetto che c'è una competizione demagogica sulla qualità, dove nei luoghi dove dicevi te, piuttosto che nei supermercati, non è vero che uno vende soltanto prodotti di qualità e l'altro vende prodotti sofisticati o industriali, ma c'è veramente la capacità da parte del cliente di capire che alcuni prodotti che sono anche all'interno del supermercato sono prodotti di assoluta qualità e sono prodotti nati con uno spirito artigianale, ma che bisogna industrializzare, perché poi la cascina fighetta che vende l'olio, poi l'olio serve e tutte le cascine fighette non riescono a sopperire alla vendita dell'olio. Certo che se la cascina fighetta riuscisse a portare i propri prodotti, o piuttosto che il Casaro, piuttosto che mille esempi potrei fare, riuscisse a portare i propri prodotti mettendoli a scaffali di un supermercato e il supermercato non soverchiasse questi istituti con una fee d'ingresso troppo elevata, non chiedesse troppo soldi per metterli in assortimento, secondo me sarebbe decisamente meglio. Quindi la sfida, come raccontavo prima ancora, è culturale da parte della distribuzione. Guardate che ci sono dei distributori, non solo nelle mie insegne, ma anche in altri, che accettano di avere il prodotto all'interno delle proprie scaffali, non chiedono fee d'ingresso perché riconoscono la salubrità, la genuinità, la bontà, la qualità e il prezzo ovviamente di questo prodotto, e quindi chiunque è in fianco alla filiera può mettere i prodotti portandoli dal Casaro fino a scaffale. Bisogna avere noi più coraggio. Se noi avessimo il coraggio, come dicevo prima, di togliere metri lineari a dei prodotti che non servono, a dei prodotti che sono troppi follower, troppi co-leader, e nel contempo aprissimo maggiormente spazio a scaffale o a vasca refrigerata o a bancale di prodotti come quelli che dicevi te, sarebbe sicuramente una figata, come si dice a Milano. Grazie, sì, sono assolutamente d'accordo. Grazie Massimo. Bene. Grazie a voi. Siamo arrivati veramente alla fine, il webinar più lungo che abbiamo avuto, ma devo dire ne valeva la pena perché ci hai dato veramente uno spaccato culturalmente importante, perché spesso questo tipo di tematiche viene affrontata in maniera troppo superficiale, soprattutto dei mass media, e a volte anche un po' demagogica. Questa sera abbiamo capito che ci sono dietro a questo alfabeto del retail, è stata una bellissima carrellata, dietro a questo alfabeto del retail c'è veramente una cultura gigantesca e non possiamo fermarci a quelle che sono le affermazioni puramente così che fanno degli slogan. Il tema è complesso, ci ha aiutato a capirlo, perlomeno a capire qualcosa in più sicuramente, e io non posso che ringraziare tutti i partecipanti perché siete rimasti fino alle 22:39, quindi veramente tanto. Giorgio, mamma mia, scusate. Sei stato disponibilissimo, grazie ancora e buona serata a tutti quanti.